una tecnica che amo molto, che ho sempre fatto fin da quando ero piccola, nel senso che primo anno di liceo artistico avevo un professore molto bravo che ci faceva copiare dal vero delle nature morte, ispirandoci alle nature morte di Cézanne, spiegandoci come appunto si arrivava ad ottenere dei toni scuri, dei chiaroscuri potenti attraverso velature leggerissime di colore. Per le barche, secondo me, questa è la tecnica più indicata, perché è molto leggera, e diciamo che il vento, il mare, il gioco delle vele, il bianco delle vele contro il cielo si prestano molto bene a questa tecnica. Tra l'altro, il bianco che voi vedete nella pittura è il bianco della carta, quindi non è una biacca che si aggiunge come nella tempera, ma si lascia il bianco della carta affiorare. Il soggetto barche d'epoca è venuto un po' alla volta, cioè io ho cominciato dai piroscafi d'epoca per far piacere ad un amico che amava i piroscafi, non sapevo cosa regalargli per il suo compleanno, gli fece un piroscafo con il quale lui era andato in Sud America da quando era giovane. Poi fece una prima mostra a Imperia, aiutata, diciamo, spinta dal comandante Serafini del Museo Navale di Imperia, e vidi per la prima volta da vicino le vele d'epoca di Imperia e rimasi folgorata dalla bellezza. A questi soggetti sono arrivata, come dicevo prima, attraverso prima i piroscafi fino ai dinghi, quindi ho fatto tutto a rovescio la dimensione dei natanti.